Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a voi che ci seguite. Oggi è il 21 marzo 2014 e cominciamo questa serata di trasmissioni con un collegamento in diretta con Alessio Di Carlo. Alessio Di Carlo è un amico, un compagno radicale in quelle di Pescara, credo di ricordare, insomma, comunque sia, adesso ce lo dirà lui, in Abruzzo sicuramente. Grazie Alessio di essere qui con noi su Liberi TV. È la prima volta che sei su Liberi TV, quindi, insomma, per noi è anche molto lusinghiero. Allora, con Alessio parliamo parliamo di una, diciamo, mobilitazione che c'è, perché praticamente a Pescara c'è un evento che è molto importante e che si consumerà il 25 maggio, e stiamo parlando di un referendum. Io non voglio dare ulteriori spiegazioni. Parallelamente a questo si è sviluppata, ovviamente ci sono delle elezioni, e si è creata praticamente una lista per la Grande Pescara, chiamata per la Grande Pescara. È un nome evocativo, poi ci dirà bene Alessio, ovviamente evocativo di cosa e come. Voglio ricordare, ovviamente, come radicale, Alessio Di Carlo è segretario dell'associazione Radicali Abruzzo, quindi insomma è un radicale di lungo corso. Benvenuto qui su Liberi TV. Alessio, di cosa si tratta? Che cos'è questa Grande Pescara, questa lista, e quali sono, diciamo, i primi impegni che vi preparate ad affrontare? Gianni, intanto grazie a te, un saluto a tutti gli amici di Liberi TV. Allora, come hai detto tu, si presenta un 25 maggio caldo in Abruzzo, perché a parte le elezioni europee che avremo tutti in Italia, naturalmente noi abbiamo anche il turno regionale importante, le elezioni regionali, abbiamo le elezioni comunali in almeno due comuni importanti, Pescara e Teramo, e probabilmente anche Montesilvano, e in aggiunta a questo, come hai ricordato, avremo un referendum consultivo, il cosiddetto referendum sulla Grande Pescara. Di cosa si tratta? Cerco di raccontarlo in breve. Come forse qualcuno sa, l'area urbana di Pescara è un'area confinante con almeno quattro comuni, anche cinque direi, con i quali Pescara è legata sostanzialmente senza soluzione di continuità. Si tratta in alcuni casi anche di comuni extra provincia, perché rispettivamente a sud di Pescara c'è Francavilla, che è già provincia di Chieti, a nord, nell'immediato nord, c'è Sildica, che è già provincia di Teramo. Ma si tratta comunque, ti dicevo, di comuni rispetto ai quali la città di Pescara è ormai da anni completamente collegata. Qualche anno fa, soprattutto per iniziativa dell'allora deputato dell'Italia dei Valori, poi è diventato ed è tuttora consigliere regionale, si chiama Carlo Costantini dell'Italia dei Valori, oggi aderisce ad un movimento che si chiama Movimento 139, fu lanciata questa idea di una unificazione quantomeno di tre di questi cinque comuni che ti ho detto, che sono Pescara, Montesilvano e Scultore. Tutti e tre ricadono nella provincia di Pescara. Una iniziativa che trovò un certo consenso, ma che sostanzialmente è stata abbastanza, diciamo così, ha avuto un iter abbastanza lento in questi anni. C'è stata un'accelerazione abbastanza forte invece quest'estate, e poi in autunno, quando è stata presentata la proposta di legge per il referendum consultivo, la proposta è stata approvata, il presidente della regione ha indetto il referendum, e il referendum per ragioni di economicità, dovendo per statuto regionale essere tenuto necessariamente in primavera, lo si è concentrato con un election day il 25 maggio. E di qui si è creata questa concentrazione. Come ci inseriamo noi con questa lista? Come tu forse ricorderai, perché come ogni anno fa da qualche anno Liberi TV è presente ai congressi di Radicali Abruzzo, nella mozione congressuale dell'anno scorso i Radicali Abruzzo decisero di essere presenti alle comunali di Pescara. Avremmo voluto essere presenti, eravamo coscienti del fatto,
siamo coscienti del fatto che una forza radicale in una città come Pescara non sarebbe riuscita a comporre forse nemmeno una lista. Tieni presente che parliamo di 32 candidati, insomma, per una realtà come la nostra, mettere insieme 32 candidati competitivi era davvero un'impresa ardua. Abbiamo allora pensato di promuovere con altre forze una lista civica. Siccome l'idea della Grande Pescara ci piaceva e ci piace, da radicali, noi radicali conosciamo la Grande Napoli, l'esperienza della Grande Napoli, ma anche la Grande Genova. Ho incontrato la settimana scorsa Alessandra Terragni, ne parlavamo anche di questo. Insomma, conosciamo questo tipo di realtà e l'idea di una lista che fosse non solo composta di radicali, ma che fosse intitolata alla Grande Pescara ci piaceva, una lista nella quale naturalmente avremmo riversato e riverseremo i temi radicali, o alcuni dei temi radicali, per quanto questo sarà possibile. Ora si trattava di vedere in che schieramento collocarsi. A dire il vero, noi abbiamo cercato una interlocuzione con entrambi gli schieramenti principali ed anche con la rappresentante del Movimento 5 Stelle, perché a Pescara si presenteranno, come più o meno dappertutto, un rappresentante del centrodestra, un rappresentante del centrosinistra ed una rappresentante del 5 Stelle. Ma purtroppo questa interlocuzione, come evidentemente noi radicali ce l'abbiamo nel destino, insomma, avere difficoltà ad interloquire con le altre forze politiche, non ha dato nessun effetto positivo e ci siamo trovati quindi nella condizione di dover decidere se questa lista che avremmo voluto presentare avrebbe dovuto fare un passo indietro o fare un passo avanti. Abbiamo optato per la seconda. Io un po' torto collo mi sono ritrovato a fare il candidato sindaco e in questa lista però, oltre me che ricopro questo ruolo, ci saranno dei compagni radicali che nello specifico del loro programma porteranno, diciamo, particolarmente avanti i temi che ci stanno a cuore. Beh, se è il caso direi di fare qualche nome, insomma, di qualche uno che sarà presente nei compagni radicali che magari conosciamo. Guarda, Dario Boilini sicuramente, so di non tirarlo per la giacca, perché Dario, oltre a essere il tesoriere di Radicali Abruzzo, è anche uno dei revisori contabili di Radicali Italiani, quindi diciamo per noi è una figura di spicco, ma non solo lui, probabilmente sarà candidata anche Fiammetta Trisi, forse qui un po' la tiro per la giacca. Si tratta di una compagna che è impegnata per ragioni professionali, perché è una dirigente dell'amministrazione penitenziaria, quindi è impegnata, molto impegnata in quel mondo che tanto ci sta a cuore. Ecco, in realtà preferiremmo concentrare su due nominativi la nostra capacità di diciamo raccogliere consenso, su due nominativi di area radicale, perché come sai, cioè, essendoci la preferenza di genere, in realtà non si tratta di preferenza unica, ma della possibilità di esprimere due preferenze a condizione che siano, che appartengano a due sessi diversi. Quindi nei nostri programmi l'ideale sarebbe fare una accoppiata vincente che, diciamo, si sostenesse a vicenda e che ci desse un bel risultato. Sì, poi insomma su questa cosa delle preferenze di genere, quote e così via si potrebbe lungamente parlare e opinare. Abbiamo vissuto, sì, diciamo, quello che io potrei chiamare una specie di strazio della ragionevolezza a livello, come diciamo, progetti nazionali e così via. Ma comunque io volevo tornare un attimino su questa cosa del referendum, perché informandomi un pochino, per come ho potuto, insomma, ho notato che intanto, come tu dicevi, i comuni sono praticamente Spoltore e sono tre comuni che sono Montesilvano e Spoltore. E poi Pescara, ovviamente. Come questi previsioni accade spesso, ognuno un po' si sente il centro del mondo, no? E allora
ci sono state delle polemiche, soprattutto perché ho scoperto che questo referendum non prevede un quorum, o perlomeno è stato eliminato il quorum, quindi chiunque potrebbe, anche se ovviamente, come tu hai detto, è correttamente è un referendum consultivo. Qualcuno propone una specie di grande spoltore, una cosa del genere, e quindi insomma non è che è molto, ovviamente sono tutti quanti i ceti al potere attualmente che non sono molto, molto d'accordo. Ecco, tu che sensibilità hai a rispetto, diciamo, come cittadinanza, come la gente che poi insomma sono gli elettori, è sentita questa certo. cosa come passa avanti? Ma guarda Gianni, hai colto quasi tutti gli aspetti. Onestamente quella specie di polemica sul quorum, adesso noi mi rivolgo all'amico radicale Gianni, insomma noi radicali, permettimi di dire così, il quorum già non lo abbiamo particolarmente in simpatia neanche nelle ipotesi di referendum abrogativo, figurarsi in una consultazione che ha valenza consultiva. Ma detto questo, al di là di questo, le sensibilità sono diverse. Pescara, un po' perché forse il comune decisamente più grande, sembra decisamente orientata per il sì. Ritengo che anche Montesilvano, che è il comune di dimensioni medie tra i tre, è orientata per il sì. Perché si tratta di un comune comunque che gravita molto su Pescara, c'è un interscambio, anche il contrario devo dire, c'è un interscambio costante tra le due realtà. Ti ripeto, non c'è soluzione quando dico che non c'è soluzione di continuità non mi riferisco solo a un dato geografico, in realtà mi riferisco ad un dato anche sociale, se mi consenti, cioè un dato proprio di vita. Ecco, Spoltore è una realtà un po' diversa, perché? Perché da un lato ha un borgo con una identità storica più forte rispetto a quella che a quanto non accada per Pescara e per Montesilvano, ma al tempo stesso la stessa Spoltore è composta di più parti, cioè è composta di una zona a valle che è invece completamente conurbata rispetto a Pescara, quindi la stessa Spoltore probabilmente si spaccherà tra la parte diciamo più paesana, più collinare, che è legata alla sua identità, almeno a sentire i sostenitori del no, e la parte invece a valle è collegata a Pescara, che invece probabilmente sarà più portata verso il sì. Permettimi di dire, non voglio fare necessariamente propaganda per il sì, che però questa storia della identità mi pare onestamente un argomento un po' debole. Intanto perché parlare di identità dinanzi a realtà come queste onestamente è fuori luogo. Una cosa è l'identità, altra è il confine geografico. Mentre tornavo a casa pensavo al comune di Ostia, adesso rischio di fare una gaffe, ma mi pare, ad Ostia, mi pare che Ostia sia comune di Roma, dico una sciocchezza? Come no? È un quartiere di Roma. Ecco, allora non dico una sciocchezza, io stesso, davvero, non mi sono informato prima, ho rischiato di dire una grande sciocchezza. No, ma forse tu, il tuo timore è perché c'è stato un referendum, perché volevano perlomeno consultivo, e poi hanno vinto diciamo l'opzione di restare agganciati a Roma. Eppure, voglio dire, Roma è certamente una città che ha una individualità, un'identità particolarmente forte e particolarmente attrattiva, no? Eppure credo che a nessuno verrebbe in mente di dire che Ostia non ha una sua identità. Ostia è Ostia, ha un'identità molto precisa, del tutto differente da quella di Roma, anche se amministrativamente rientra nel comune di Roma. Cioè la realtà è che l'idea che l'identità si perda per l'annessione amministrativa mi pare completamente fuori luogo, cioè si tratta di aspetti completamente diversi. Qui si trascurano gli aspetti più importanti del referendum. La città, le tre città
si sono spaccate, si spaccano a discutere in particolare sull'aspetto economico, che in un clima di antipolitica puoi immaginare è quello che sembra interessare di più e che ha certamente la sua importanza, perché tu considera che oggi i tre comuni contano complessivamente 72 consiglieri comunali e con la riduzione si avrebbe un unico comune da 200.000 abitanti con 32 consiglieri, quindi meno della metà. E quindi un aspetto economico importante sicuramente c'è, ma si trascurano gli aspetti forse ancora più importanti, pensa a quello urbanistico per esempio, il fatto di avere una uniformità e un ordine urbanistico tra realtà che sono assolutamente collegate tra di loro, mentre invece oggi sarebbe possibile, è possibile astrattamente, purtroppo spesso accade, che la decisione, la deliberazione urbanistica del comune di Spoltore sia completamente svincolata da quella del comune di Pescara, benché le costruzioni tra i due comuni siano del tutto limitrofe. Quindi sono aspetti sicuramente più importanti questi, rispetto non al dato identitario. Poi c'è anche l'aspetto economico di risparmio che effettivamente sarebbe importante. E c'è un aspetto, qui vengo ad una questione che per noi radicali ha una sua importanza, che viene completamente pretermesso nel dibattito, che è quello legato alla istituzione della regione Adriatico-Ionica, che è previsto per il prossimo semestre, quello a guida italiana, che è un'area che quindi prende la fascia adriatica e la fascia anche, diciamo, della Balcani, la fascia opposta della nostra costa, regione per la quale l'individuazione di un centro importante che si collochi come capitale di quest'area, se vogliamo, è importante. Ora, tieni presente che l'eventuale unificazione dei tre comuni, fusione dei tre comuni, darebbe luogo ad un nuovo comune di 200.000 abitanti, terzo sulla fascia adriatica solo a Venezia e Bari, ma in una posizione geografica certamente migliore, perché più centrale, con un collegamento rispetto a Roma eccellente. E quindi un aspetto anche in un'ottica che vada oltre l'altezza del campanile di Spoltore, rispettabilissima per carità, rispetto a quella del campanile di Montesilvano o di Pescara, una visione che fosse invece un po' più ampia e che tenesse più da conto le esigenze che ci troviamo a dover affrontare. Perfetto Alessio, è stato molto chiaro. La questione, io vorrei, il tempo purtroppo è pochissimo, è quello che ci è rimasto, io vorrei fin da adesso invitarti ad un'ulteriore trasmissione a te o agli altri due candidati radicali, come tu ritieni, verso la metà di aprile, perché volevo parlare sempre appunto con questa prospettiva che offrirà la lista per la grande Pescara, di altri, diciamo, cose che un pochino ho percepito sono un po' spinose, per esempio la pianificazione urbanistica, perché pare che insomma Pescara da un punto di vista di cementificazione sia un po' piena, mentre invece Spoltore è molto più, offre spazi, allora qualcuno dice poi dopo tutta quanta l'urbanizzazione si sposta sull'attuale territorio di Spoltore. E poi un'altra cosa importante che volevo poi appunto parlare in questo ulteriore futuro appuntamento è la questione delle trivellazioni petrolifere nell'appunto l'antistante il mare e così via, perché anche lì insomma ci stanno un po' di cose che poco gradite e che sono in sospeso. Quindi se tu sei d'accordo, io fin da adesso ti inviterei così proprio in diretta, senza esserci messi d'accordo prima, a diciamo il primo secondo venerdì di aprile, ad un ulteriore appuntamento con su Libri TV con la lista per la grande Pescara, per poter approfondire ulteriori punti. Che ne pensi? Se avremo il comitato la faremo direttamente a Roma. Ah, beh, è vero, ci sta anche quest'altro appuntamento, è vero, sì. Possiamo anche fare così, senz'altro. Va bene, d'accordo Alessio. Allora a questo punto ringrazio, ti saluto, in bocca al lupo a questa lista per la grande Pescara e anche salutiamo i due nostri amici e compagni radicali, Fiammetta e Dario. Grazie Gianni, un saluto a tutti gli amici di Liberi TV, grazie. Alla prossima, ciao Alessio.